Bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto una cosa divertentissima. Se ancora non avete capito cos'è, è l'arena delle trottole. Allora, trottole o Beyblade, chiamatele così. Allora, praticamente è una base 32x32, color tan. Ci ho messo dei mattoncini verdi nei contorni. Ho aggiunto un po' di decorazioni. Un modo da farla sembrare carina. Allora, praticamente, questa è una superficie piatta in cui le vostre trottole possono girare all'infinito, ok? Finché non si fermano. Tutte queste barriere, qua manca un pezzo, vabbè, non fateci caso, si sarà perso da qualche parte. E le barriere servono per non far uscire le trottole. E se una trottola sfonda una barriera, ovviamente esce e ha perso. Si potrebbe creare anche un gioco. Poi ci sono, magari penserò più avanti a delle varianti di gioco. Questa è una il podio con il primo che vince la coppa, il secondo la coppettina e il terzo vince la tazza del caffè. Molto deprimente. I vostri caratteri che potete scegliere. Io avevo sotto mano Steve e Basletti erano messi dalle parti opposte, sugli appositi reggi giocatori, e si gioca in due, ok? Ci sono due versioni di trottola, c'è questa, quella più cazzuta e potente, quella proprio la grossa, che è anche più, vedete, è anche molto più aggressiva. Ovviamente ci sono degli ostacoli lungo il percorso, per esempio c'è questa dunetta, un'altra dunetta, questo scacciatrottole, lo chiamo scacciatrottole perché voi quando ci passate sopra, se ci passa sopra, vedete che la trottola si ferma, se si vuole fermare sopra. Poi loro rimbalzano contro gli angoli e si sobbalzano via. Nel caso, tipo, se una trottola esce, tipo, adesso. Vedete? C'è anche una cosa. Ci sono dei pezzi cattivi. Ci sono i pezzi nuovi del Next Night. Se una trottola si ferma in questo buco, continuerà a girare su se stessa per tanto tempo finché si ferma senza. Vedete? Ecco. Questa è saltata su un ostacolo e si è fermata. Ok? Quindi vabbè. Basta giocare con le trottole. Vi faccio vedere le altre. C'è una versione più semplice, più classica. Una versione classicissima, vedete, faccio vedere com'è fatta. Basta un perno tecnico con questo, lo mettete qua. Una trottola semplicissima. Basta, ecco. Ok, non dovrebbe smontarsi. Ok, dovrebbe andare così. Le trottole semplicissime. Ma io dico che queste sono molto meglio perché sono più belle. Vedete? La versione originale è questa, ok? Al contrario. Ah, ovviamente, per dire, la regola del gioco, se una trottola fa sbalzare fuori il vostro avversario, avete perso. Se vi fa sbalzare voi, avete perso, ok? Vediamo chi vince tra le due. Chiaramente quella che ha il baricentro più basso vince. Una sfida. Questi sono i classici giochi che una volta si usavano quando i nostri genitori erano piccoli. E devo dire che è una buona cosa, cioè è divertente come passatempo. Cioè, mamma mia. Anche giocare in due è divertente. Però vabbè, il concetto è che semplicissimo, voi mettete le vostre trottoline e le fate girare all'infinito. Un po' come Beyblade. Pochi di voi se li ricorderanno, però. Comunque. Niente, grazie per la visione. Buone feste da Simo Bricks!